bellezza è guardare come nasce un fiore, ti dà una forza incredibile perché dici, è nato da un seme sottoterra, nasce una piantina, poi all'improvviso sboccia un colore incredibile, che quello è un miracolo della vita eccezionale. Difficilissimo oggi parlare della bellezza, però chi l'ha amata, chi l'ha vissuta, e nel mio caso è la bellezza il lavoro, è la cosa più importante della mia vita, anche perché in 64 anni di lavoro io ho dedicato la mia vita alla bellezza. C'era prima la bellezza e poi c'erano i divertimenti, prima la bellezza e poi gli affetti, c'era sempre prima la bellezza, che era il disegno. Io quando disegno sono come in estasi, sono felicissimo di creare e continuare a creare. L'ispirazione della bellezza io la prendo dalle cose più impensate, da una foglia, da un fiore, da un colore, da un incontro. Io senza bellezza credo che inciamperei, cadrei, morirei. La bellezza mi ha talmente influenzato che nei momenti di cambiamento, come ci sono stati, ero un pochino avvilito, perché dico, ma è possibile che l'uomo non capisce più la bellezza, non segue più questa meraviglia che l'uomo ha e che deve apprezzare, perché l'uomo è nato per la bellezza. Mi ricordo gli alberi meravigliosi di mimose, che io salivo per aria, mia madre, no amore, non salire che è pericoloso. Anche quella che era una forma di gioia, di stare in mezzo al giallo, a questa mimosa, questi fiori eccezionali. Io già da piccolo, come istinto, la bellezza la trovavo nei fiori e poi nei coriandoli. Il coriandolo, quando lo tiravo, stelle filanti, come si chiamavano, questi colori che si muovevano, era sempre un fatto di bellezza. Ultimamente mi hanno chiesto dei giornalisti americani, credo, non mi ricordo, ma lei la sua vita l'ha dedicata solo al lavoro, al disegno? Dico sì, perché il mio lavoro non mi ha tradito. Se io avessi dato alla creazione, al lavoro, l'80%, forse avrei avuto soltanto un 20% di aiuto, mentre dandogli il 100% il lavoro non mi ha tradito. Dopo 64 anni che lavoro, ancora ho richieste importanti nei musei, ancora posso creare, posso lavorare. E questo è eccezionale, meraviglioso. La bellezza deve essere naturale, come può essere quando passi per strada, vedi una donna bella, bionda, semplice, una camicia, un paio di pantaloni, però ha quel socché nel suo viso, di come cammina, eccetera, che non è volgare.
perché la volgarità ha ucciso in pieno la bellezza, in pieno, perché non gli ha dato più spazio. E l'ignoranza purtroppo ammazza la bellezza, però la bellezza ha una grande forza che rinasce. Allora Tenen, gli aeroplani gliel'hanno fatto, eh? Oh no, non sono stati loro. È stata la bellezza che ha sconfitto la bestia. Viene una donna che non è bellissima, cercare con delle linee, con dei tagli particolari a renderla bella, a renderla felice, anche quello è un fatto di bellezza, perché tu rendi una donna piacevolmente affascinante senza che sia una diva famosa, un grossissimo nome, eccetera. Ed è una soddisfazione dare quello che tu hai creato, quello che tu hai dentro, darlo agli altri. Per esempio le mostre che faccio nei musei, le preferisco alle sfilate, perché la sfilata può invitare 200-250 persone. La mostra ultima che abbiamo fatto a Torino alla Reggia di Veneria sono arrivate 155.000 persone. Ho scoperto anche i viaggi e questi mi hanno dato una gioia indescrivibile. Ci sono dei paesi che non dimenticherò mai, meravigliosi, incredibili, dove prendevo delle idee dall'ombra di un minareto sulla sabbia, che non so, da un uccello che volava in Sudafrica e apriva dei colori eccezionali. Quando venne la Levi Montalcini, la professoressa, io gli feci il vestito per il Nobel. Guardai una sua foto e feci solo un disegno per lei. Dico, questo è adatto per me, per lei in pieno, piccola, magra. E lei quando lo vide disse, sì, questo è il vestito giusto per me. Allora, lei mi disse, anche lei, vita sottile, che pesava 20 kg, non so quanto, spalle me le deve allargare con un motivo di maniche, sempre la fascia intorno al collo, lunghette e colori scuri. E lei aveva 47 miei vestiti. Dopo il Nobel era diventata ambiziosa in una maniera carina. Allora, una volta un piccolo episodio, mi telefonò e mi disse, Capucci, io avrei bisogno di un vestito fra 6 giorni. Dico, professoressa, non ce la faccio in 6 giorni, non è possibile, perché ho una strada al Quirinale, la prego. Io, guardi, si metta quello che gli ho fatto un mese fa e me l'hanno visto. È stupenda, era diventata così come una bambina, me l'hanno visto. Molto la Mangano, era di una bellezza indescrivibile, vi giuro indescrivibile. Diventammo amici dopo Teorema, che feci io con Pasolini. Arrivò Silvana, più bella in persona che allo schermo, più bella, era incredibile, era evanescente, era spirituale, era di una bellezza veramente che uno la guardava e restava a bocca aperta. Soltanto che lei era timidissima, io pure, facevano le prove, tutto bene, ma c'era un gelo. Chiamò Pasolini, come vanno le prove? Dico, vanno bene, questa donna è eccezionale, però fra noi c'è un gelo, non riusciamo a comunicare. E lui mi disse, rompa il ghiaccio per prima lei, scoprirà una donna incredibile che non dimenticherà mai. È successo, siamo diventati amici.
e ho scoperto una donna unica al mondo, unica, veramente unica. Essere famoso? Sì. Non mi interessa. Essere famoso è un'altra cosa, è un altro settore della vita. Io sono un po' più riservato, ho cercato sempre di amare il bello, aiutiamo i bambini a essere protettori della bellezza, che è importantissimo. We have on the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has.